portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Welcome, indietro non si torna. Il 20 giugno è la giornata internazionale in difesa del diritto d'asilo e contro tutti i respingimenti. Bari sarà protagonista della mobilitazione. Perché? Cosa succede nella nostra città? Per capirlo facciamo un piccolo passo indietro. È il 2008 quando Italia e Libia firmano il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, che prevede la lotta all'immigrazione clandestina per via marittima attraverso l'azione congiunta delle polizie dei due paesi. Solava mi condena, correre mi destino. Por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. In un anno gli sbarchi in Sicilia diminuiscono effettivamente del 90%. Molti profughi però cercano altre vie di fuga per sfuggire alla guerra e alla persecuzione. In tanti raggiungono la Grecia e per esempio dal porto di Patrasso si imbarcano nascosti sotto o dentro i tir per cercare di raggiungere i porti di Bari, Brindisi, Venezia e Ancona. Nostri porti, la polizia di frontiera nel 2009 ha respinto quasi 3.200 persone, rimandati in Grecia e in Libia, paesi che per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati non possono garantire la protezione umanitaria, perché le condizioni in cui queste persone sono detenute sono definite terrificanti. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers. Per le associazioni contro il razzismo e in difesa dei diritti umani, i respingimenti sono illegali. La Chiesa denuncia: su quelle navi ci sono potenziali richiedenti asilo e noi, Paese Italia, per convenzioni internazionali e per direttive comunitarie siamo obbligati a garantirglielo. E invece spesso respingiamo bambini, donne, tra guerra, tortura e persecuzione, senza dargli la possibilità di far valere i loro diritti. Did I dream? You dreamed about me. Were you here? Il governo replica: non facciamo respingimenti, ma operiamo in collaborazione con le autorità greche e libiche per contrastare la clandestinità. Amici verdi di rabbia, per noi oggi è quantomeno importante farvi sapere che a Bari succede anche questo.
Ma questa situazione è indecente. I padroni non raccolgono gli escrementi dei propri cani. Ma non vi preoccupate, perché Mr. Wolf ha già la soluzione. Non dirmi niente, arrivo subito!